E dopo il ritorno di Grillo alla RAI a Porta a Porta, ecco che anche le elezioni 2014 europee sono alle porte. Il 23 maggio conclude il Vinciamo Noi Tour di Beppe Grillo a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. È ormai un appuntamento fisso quello di chiudere la campagna elettorale per Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle a Roma. Ricordo lo scorso anno lo Tsunami Tour, che fu appunto quello per le elezioni politiche, che vide il grande exploit di Beppe Grillo, che ottenne un terzo del Beppe Grillo e del suo movimento. Ovviamente, quando parliamo di Beppe Grillo parliamo di Movimento 5 Stelle, lui è il leader, comunque il leader carismatico. Appunto ottenne un exploit e un terzo del Parlamento. E questo Vinciamo Noi Tour ha visto qualche ora fa a Firenze un'altra tappa importante, e si attende questa, chiamiamola tra virgolette, marcia su Roma di Beppe Grillo, che in queste europee vuole la conferma non solo la conferma del potenziale di quello che è il suo movimento politico, ma anche crescere e per avere più peso anche in Europa. Ricordo che il voto, anche se riguarda il Parlamento europeo, tuttavia è un tastare il polso di quello che è la situazione anche politica italiana. I sondaggi quindi lasciano il tempo che trovano per il momento. Abbiamo visto anche in passato clamorose defaillance dei sondaggi, ma diamo dei dati di fatto. I dati di fatto dicono che domani, in base ai satelliti e gli esperti di meteorologia, dovrebbe piovere, ma questo per Beppe Grillo potrebbe essere, a livello scaramantico, un segno di fortuna, perché anche l'anno scorso io ero proprio in quella piazza, di acqua ne abbiamo presa, ne ho presa parecchia, proprio perché ci fu un nubifragio e piovve tanta acqua per lo tsunami tour, che ci venne uno tsunami dal cielo. Dovrebbe piovere, però forse nel pomeriggio dovrebbe alleggerirsi la pioggia, si dice proprio temporale nella mattina a Roma, e poi diciamo si dovrebbe alleggerire nella serata per poi riprendere ancora più forte nella notte. Però questo non potrà certo demotivare e impedire a decine di migliaia di sostenitori del Movimento 5 Stelle di recarsi in questa importantissima piazza, che poche settimane fa, il 1º maggio, ha visto anche Piero Pelù lanciare chiamiamoli slogan, ma anche dei messaggi, perché no, diretti, polemici a Renzi e ad altri, definito il Boy Scout di Licio Gelli, e anche no, le famose 80 euro con una sorta di elemosina. Tante polemiche in quell'occasione, ma oggi, ma il 23 maggio, sarà un evento politico, quindi ci si potrà aspettare l'elenco sicuramente di tutti i punti cardine del Movimento 5 Stelle. Sarà presente anche Casaleggio, presumo, perché meno che insomma, facendo le corna, ha avuto dei problemi di salute, ma sembrano essere recuperati. Ha soltanto fatto un update cerebrale, hanno detto alcune testate giornalistiche. Insomma, diamo anche le altre date di fatto per chi viene a Roma con pullman o con i propri mezzi. Insomma, ci sono anche ci sono le due metropolitane principali fermate, che sono quella di Viale Manzoni e quella di San Giovanni. Probabilmente quella di Piazzale San Giovanni sarà chiusa, però c'è quella di Viale Manzoni che è vicinissima. E cosa si prevede, a parte le previsioni del tempo, che forse è la cosa più facile da prevedere? Il voto al Movimento 5 Stelle in Italia ha rappresentato, da un lato, direi anche fondamentale, un voto di protesta, no? Un voto di protesta contro la classe politica, e tutta questa protesta si è poi manifestata nel Parlamento in tutti i modi possibili e immaginabili, con l'ostruzionismo, con attacchi diretti ed espliciti, e quindi il Movimento 5 Stelle è per ora un movimento costruttivo, anche perché in tanti posti è al governo, no? In tanti comuni, anche per esempio a Pomezia,
che è vicino Roma, sempre una grande città, ma per esempio anche a Guidonia e Montecelio ci sono le amministrative, che è una città di quasi 100.000 abitanti alle porte di Roma, una delle più grandi città del Lazio, dopo Roma probabilmente la più grande come popolazione e anche come territorio. Quindi il Movimento 5 Stelle da un lato sì, è un movimento costruttivo per l'amor di Dio, però diciamolo in maniera sincera, rappresenta un voto di protesta contro la classe dirigente. Ora, questo voto di protesta, questa espressione di protesta del popolo che si è incarnato nel Movimento 5 Stelle, continuerà a incarnarsi lì o continuerà a incarnarsi o si potrà incarnare in un modo diverso, per esempio nell'astensionismo o nelle schede bianche o in un altro partito? Certo, sì, al governo ci sono un po' tutti, c'è il PD, c'è Forza Italia, c'è stato, comunque c'è, non c'è, a parte la Lega, SEL e Movimento 5 Stelle, tutti gli altri partiti, il centro, il centrodestra, ma anche la sinistra, sono al governo. Quindi il voto di protesta è manifestato dalla Lega, che è in una fase comunque abbastanza critica, devi capire un attimo quello che sono i suoi obiettivi di rifondarsi. E quello che è appunto SEL, ma SEL non è un voto di protesta, è un voto di un certo tipo di politica, e poi c'è di idee ovviamente, e poi c'è il voto di protesta, quindi rimane essenzialmente incarnato politicamente nel Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5 Stelle incarna anche il voto degli ambientalisti, di coloro che vogliono un certo tipo, uno sviluppo tecnologico, ovviamente questo lo vogliono, credo, almeno no, tutti teoricamente, però poi bisogna vedere nei fatti. Poi un altro voto che incarna il Movimento 5 Stelle è quello della rivendicazione della sovranità, e qui sono un po' in parole delicate, sovranità monetaria, sovranità italiana, no? Per esempio si è parlato in passato del ritorno alla lira, si è parlato un po' di forti critiche a quello che è appunto il fiscal compact imposto dall'Europa e le altre normative che l'Europa ci impone, come alcuni onorevoli deputati del Movimento 5 Stelle hanno detto. La Merkel ha dato i compiti a casa a Renzi o a Monti, e Monti e Renzi vanno lì col cappotto di corsa messo abbottonato anche male a riferire alla professoressa Merkel, che deve analizzare i compiti come sono andati di matematica e di economia soprattutto, a volte a scapito delle imprese italiane, no, a volte sempre a scapito delle imprese italiane e della popolazione italiana e del popolo in generale. Purtroppo aumenta il gap tra i ricchi in Italia, sempre diciamo più pochi ma con più soldi, e il popolo, no, le persone meno ambienti, si dice così, diciamo, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, diciamo in maniera volgare, e che aumenta sempre più, c'è un tasso di disoccupazione in Italia. Ricordo gli ultimi dati proprio di poche ore fa, danno il prodotto interno lordo dell'Italia, l'unico tra i del G7 in recessione, nell'ultimo, mi sembra, o trimestre o quadrimestre. Credo nel trimestre, perché si misura a quarti, quindi siamo nell'ordine dello meno 0,1, gli altri stanno a più 0,1, d'accordo? Quindi, però è un fatto quindi però simbolico, perché per esempio, che è importantissimo nell'economia, questi e non solo, anche politicamente, dire l'Italia in recessione, poi va a vedere meno 0,1, o l'Italia è in crescita più, o il Belgio è in crescita più 0,1, cito il Belgio tanto per citare qualcuno, la Grecia, è fondamentale, dà una immagine dell'Italia negativa, poi grosso modo siamo lì, insomma, più matematicamente, economicamente, insomma, avete ben compreso quello che voglio dire. Quindi perché appunto la classe politica, il governo non lotta per fare in modo che questo meno 0,1, non lo so, si inventa qualcosa, non diventa almeno più 0,0001, un modo da poter dire o da non poter dire che l'Italia è in recessione. Questa è un'altra cosa fondamentale che l'Italia dovrebbe fare. Insomma, certo, sono gli analisti che fanno queste cose, non è che si possono manomettere, però pure questi analisti a volte, no, le società di rating a volte sembrano un po' pilotate, sembrano un po'
manovrate a discapito o a favore di un determinato stato, in un determinato periodo, in un determinato momento. Questo è tutto, quindi abbiamo parlato un po' di Beppe Grillo soprattutto, ma anche un po' della situazione italiana. E quindi venerdì 23 maggio vinciamo noi Tour, la tappa conclusiva a Piazza San Giovanni in Laterano. Penso si comincerà nel pomeriggio, Grillo probabilmente arriverà quando c'è il tramonto. Portate l'ombrello, anzi non portate l'ombrello, portate di Kiwi o qualcosa da coprirsi, perché sennò non ci si vede più nulla. E quindi il mio invito, al di là della politica, insomma, non al di là della politica, al di là dei partiti politici, è di andare a votare e di esprimere la tua opinione. Ciao a tutti.